Ciao ragazzi, benvenuti da Interwebwide. Oggi si è giocato Napoli-Inter. Malissimo, molto molto male. Sconfitte per 4-1. Nulla da togliere al Napoli che hanno meritato tutta la vittoria. Forse potevano anche far 5, 6, 7-1. Il rigore non c'era, nettamente. Icardi si è tuffato. Vedete questa cosa qua? No. L'Atalanta ha pareggiato. Il Milan ha vinto, Roma ha pareggiato. Siamo andati là senza voler vincere. Passaggi sbagliati ogni volta, dappertutto. Icardi ha fatto gol, si è sbloccato, dirà agli haters. E vabbè, ho fatto gol, sono contento. Nessuno nella squadra ha fatto bene, non posso dirne neanche uno. Lautaro è l'unico che ha cercato un pochino, è l'unico che lottava in campo, però non ha fatto bene. Ha fatto quel tiro a giro parato con la testa, miracolo di Koulibaly. Ha fatto quella traversa, presa che secondo me doveva anche pigliare gol, far gol, però la sconfitta meritata. C'è gente che è andata perfino da Milano, dal nord, giù a Napoli, per vedere l'Inter perdere così. Onesta. Sono molto contento di non essere andato in Italia a vedere la partita giù a Napoli. Ragazzi, non va bene così. Ogni anno dobbiamo ridurci all'ultima partita del campionato a vedere se riusciamo a prendere la Champions, l'Europa League. Il Milan c'ha la Spal. L'Atalanta, al momento non so chi c'ha l'Atalanta, non mi ricordo. Però, bah, l'Atalanta ormai ha il posto Champions. Siamo noi al Milan. Noi abbiamo l'Empoli in casa, l'Empoli che non è salva, quindi non si sa, possono farci la vittoria. Non mi sorprenderebbe a dire il vero dopo la partita di oggi. Metterei tutta la primavera se fossi io, Spalletti. Cioè, lui il suo lavoro l'ha fatto, ormai ciao, arriva Conte, però. Malissimo ragazzi, molto molto male, sono molto deluso da come abbiano reagito dopo l'1-2-0 poi. Poteva far molto 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 meglio. Fa molto male così. Molto molto male. Dopo la partita di oggi non ci meritiamo neanche la Champions. Neanche l'Europa di allora, però. Non sembriamo la sesta miglior difesa d'Europa. Che sono statistiche alla fine, sono statistiche. Male. C'è tanta tanta delusione. C'è gente che in tutto il mondo si è alzata alle 4 di mattina, 5 di mattina, o che ha gli esami il giorno dopo, ha tantissima cosa e noi li abbiamo delusi così. Neanche uno si può salvare, neanche uno. Ah, male, molto male. Potevamo almeno prenderci un punticino, provare, almeno reagire, giocarsela bene, però noi i passaggi abbiamo sbagliati dal primo all'ultimo. Tutti. Quindi ragazzi, un saluto da Interwebwide e ci vediamo al prossimo video.